aspettiamo che il governo ci convochi nelle prossime giornate, perché siamo interessati a discutere nel merito per quanto riguarda la ripartizione e la destinazione degli 8 miliardi previsti per ridurre le tasse in legge di stabilità. Noi siamo dell'idea che bisogna impegnare queste risorse per tagliare il prelievo fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, che sono le persone che hanno sofferto maggiormente il peso della crisi e dell'emergenza sanitaria. Tagliare le tasse a lavoratori e pensionati significa, da un lato, salvaguardare il potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni e, dall'altro, stimolare la ripartenza dei consumi e della domanda interna. In questo modo salveremo migliaia di piccole aziende che lavorano per il mercato domestico. No, il governo sta discutendo al proprio interno. Noi aspettiamo la convocazione, perché porteremo a quel tavolo le nostre valutazioni, le nostre elaborazioni e le nostre proposte. Io considero questo primo stanziamento della legge di stabilità un tassello in vista della discussione che dovremo fare col governo sulla riforma complessiva, radicale, strutturale del sistema fiscale tributario. Noi dobbiamo ridurre le aliquote, abbassare gli scaglioni, lavorare su detrazioni e non tax area per portare benefici a lavoratori dipendenti e pensionati. Noi pensiamo che gli 8 miliardi vanno destinati interamente a tagliare le tasse a lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionate, famiglie. Il sistema delle imprese ha avuto tanti incentivi in questi ultimi 18 mesi, giustamente per sostenere l'impresa e sopportare la pesantezza della crisi. Questo è il tempo per dare risposte immediate ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Il messaggio è al governo, che ha assicurato la sua disponibilità ad aprire quanto nel più breve tempo possibile il tavolo di confronto. Noi dobbiamo cambiare la legge Fornero, introdurre elementi di equità, di flessibilità, di stabilità, di sostenibilità nel sistema previdenziale e pensionistico. Le pensioni non possono essere considerate dai governi solo un costo economico nel bilancio ordinario dello Stato, perché c'è un tema di sostenibilità sociale. Le pensioni non sono un lusso, una regalia o un privilegio, ma un diritto fondamentale delle persone dopo un'intensa attività lavorativa. Ecco perché dobbiamo aprire il confronto quanto prima possibile, discutere col governo su alcune priorità che abbiamo indicato, come negoziare una pensione di garanzia per i giovani e per le donne, come introdurre elementi di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro a partire da 62 anni, come conquistiamo il traguardo dei 41 anni dei contributi a prescindere dall'età per godersi il sacrosanto diritto alla pensione. Dobbiamo allargare e dare strutturalità all'APE sociale, dobbiamo incentivare l'adesione alla previdenza complementare soprattutto per i giovani e poi dobbiamo allargare il perimetro della 14ª mensilità per i nostri pensionati. Questa è una necessità che oggi il mondo del lavoro ha davanti.